Parliamo adesso dell'articolo 578, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, aggiungiamo noi, della madre. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni, al secondo comma dice. Coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma, anzi a coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma, si applica la reclusione non inferiore agli anni 21. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale. Prima di andare a vedere il reato, voglio parlare dei concorrenti, cioè di quelli che hanno aiutato la madre a commettere questo tipo di reato. Mentre per la madre la pena è da 4 a 12 anni, per questo la pena, per questi soggetti che concorrono nel reato, la pena è di 21 anni, che guarda un po' è proprio quella dell'omicidio, dell'articolo 575. Quindi i concorrenti non sono trattati alla stessa stregua della madre, e questo è un po' strano in generale. Però il secondo comma aggiunge: tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Quindi abbiamo trattato anche la posizione dei concorrenti in questo reato. Benissimo, allora parliamo un poco del reato e parliamo del bene giuridico protetto. Ovviamente il bene giuridico protetto è quello della vita del nascituro sostanzialmente. Benissimo, anzi del nascituro, del feto o del neonato. Benissimo, però ovviamente qua c'è anche l'interesse dello Stato a che un soggetto nasca e viva. E quindi è anche un interesse dello Stato che si aggiunge a quella proprio del feto o del neonato. Per quanto riguarda la consumazione, il neonato, non abbiamo grossi problemi. Per quanto riguarda il feto si intende come il prodotto della gestazione non ancora staccato dal cordone ombelicale e quindi si considera essere umano, sia il feto sia il neonato. Ovviamente, come è vero che per l'omicidio ci può essere solo quando si uccide una persona viva e non un morto, che non può essere ucciso proprio perché è morto, anche qui il feto e il neonato devono essere nati vivi. E quindi con la morte del feto o del neonato, ovviamente nati vivi, si consuma questo reato. Certo, c'è la possibilità che invece di essere questa forma attenuata dell'omicidio dell'articolo 578 sia l'omicidio comune del 575. Qua ci sono due condizioni che lo distinguono, non tanto il feto e il neonato, perché quelli sono considerati esseri umani al 100%, ma due condizioni particolari. Prima di tutto, il delitto deve consumarsi immediatamente dopo il parto. Immediatamente non vuol dire subito, un secondo dopo, ma si fa riferimento a quello stato di emozioni di turbamento che segue o può seguire perlomeno il parto. Se infatti viene fatto dopo che sia cessato questo stato di emozione e di turbamento, non sarà più questa forma attenuata dell'omicidio, ma sarà l'omicidio comune, ex articolo 575. Il dolo. Beh, il dolo è generico. Se non l'ho detto, ve lo ridico, che il soggetto attivo del reato ovviamente può essere solo la madre e quindi a lei vanno riferite gran parte di queste disposizioni, a parte quelle relative ai concorrenti. Il dolo è generico, quindi i moventi possono sembrare irrilevanti. È anche vero però che questo delitto deve avvenire in particolari, il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Allora, figuriamoci la situazione, deve essere una madre che è stata lasciata completamente sola a gestire questa situazione e lei si trovi in condizioni di abbandono materiale e morale, che non vuol dire però che si trovi in condizioni di abbandono di materiale e morale in quel momento, ma che si trovi in una situazione di condizione materiale o morale. Insomma, è una situazione perdurante, permanente, non limitata solo al momento del parto. E secondo la Cassazione, in questa situazione è come se la madre in parte, perlomeno, avesse smarrito il lume della ragione, cioè si sono sommate più situazioni insieme, la situazione del parto, ma soprattutto le condizioni di abbandono morale e materiale. Insomma, la donna lasciata sola a se stessa è in una condizione perdurante di abbandono materiale e morale. Quindi questo è determinante affinché ci sia questa forma di omicidio attenuata. Se manca la condizione di abbandono materiale e morale,
se manca il fatto che l'omicidio non è commesso immediatamente dopo il parto, e allora non avremo questa forma attenuata di omicidio dell'articolo 578, ma l'omicidio comune è questo articolo 575.